Welcome everybody, benvinguts, benvingudes alla sessione da Benvenuti a questa riunione sulla gestione delle foreste nelle diverse regioni del quattro motori dell'Europa. Ci scusiamo per le piccole difficoltà tecniche, siamo molto lieti di avere questa opportunità per parlare della gestione forestale nell'Europa, anche con tutte le sfide che dalle varie amministrazioni abbiamo davanti ai cambiamenti climatici e anche davanti a quello che aspettiamo come un ancora dei disastri naturali, ancora peggio, e anche tutto quello, tutte le ricadute che avranno sui boschi. Sono dei temi che dovremmo affrontare. Siamo un po' in ritardo, quindi andremo direttamente alla presentazione della nostra direttore generale. Lei ci rivolgerà delle parole. E le ascolteremo subito già con il video di Anna Sanigas, direttore generale delle foreste del governo di Catalogna. Grazie, buongiorno, benvenuti tutti a questa riunione dei quattro motori dell'Europa. È un incontro per trovare risposte, per condividere esperienze, per parlare dei boschi. Boschi che saranno soprattutto la risposta per la lotta contro il cambiamento climatico in tutta l'Europa. I boschi non sono soltanto uno spazio per il sequestro del carbonio, ma possono essere l'asse articolatore per portare avanti la bioeconomia. Bioeconomia è chiave anche per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo rurale, ma questi boschi stanno anche soffrendo le ricadute dell'emergenza climatica e la perdita della biodiversità, oltre ai cambiamenti globali. Tutto questo lo vediamo in tutta l'Europa, vediamo incendi boschivi, raffiche, precipitazioni, piaghe, malattie, ovunque infatti. Soltanto lavorando insieme la conoscenza, spazi condivisi e incontri come questi potremo far fronte a tutte queste sfide e anche garantire l'esistenza dei boschi. È per quello che vi voglio ringraziare per essere qua e incoraggiarvi a continuare lavorando perché i nostri boschi abbiano possibilità di futuro. Grazie. Grazie Anna. Come dice Anna, le sfide, l'idea di questo incontro è condividere esperienze e anche conoscenza per affrontare tutte le sfide. Adesso darò la parola al signore Mark Desmet. Lui è della direzione generale della Commissione europea, coinvolto anche con la strategia dell'UE, e ci parlerà del processo e di questa strategia. Grazie Mark, do la parola. Passo subito la parola a Mark. Grazie, mi chiamo Mark Smith. È un onore presentare questa strategia per i boschi per il 2030. Si sente bene? Si vede bene? Sì. Grazie per il riscontro. Adesso cerco di condividere lo schermo con tutti voi. Si vede bene il PowerPoint? Merci bien. Donc,
Ottimo, grazie. Sono stato sollecitato a fare questa presentazione per quanto riguarda la nuova strategia dell'UE per le foreste in francese. Non è la mia lingua madre, non è la lingua di lavoro che abbiamo qua, quindi mi scuso già se sentono un francese non molto pulito nel corso della presentazione. Il PowerPoint è in inglese, ce l'abbiamo soltanto in inglese per ora, ma io parlerò in francese. Nuova strategia dell'UE per le foreste 2030 è pubblicata il 16 luglio 2021. Potete trovare con il riferimento 2021-572. Questa strategia veniva affiancata da due documenti di lavoro. Da un lato, un documento per la consultazione pubblica fatta prima di pubblicare la strategia, e un altro documento che abbiamo chiamato il compromesso della Commissione, l'impegno della Commissione per piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Questi sono i documenti che affiancavano la strategia. Nella prossima immagine. If you press the right arrow, perhaps it should move already to the next image. That's what I do, but it doesn't. Magari pulsando il bottone con la freccina, passiamo alla Right arrow or prossima. left arrow or with your mouse. Freccina a destra, freccina verso sotto, Click it. magari con il mouse. Doesn't it? Okay, just a moment. Yeah, okay. Is it possible that you have something open that is Magari ha displaced? Because you see a qualcosa large anche box above the text. aperta. Vediamo tipo una striscia nera sia sopra che nel laterale. Try to minimize all the tabs that you might have open, and then we'll try to open it Magari again. se minimizziamo tutto quello che abbiamo aperto, che lei abbia aperto nel computer, possiamo eliminare queste strisce. If you don't mind, I think our team says that they have the presentation ready, so they can actually present it themselves Il if nostro staff anche la presentazione, quindi possiamo condividerla noi. Meglio? black boxes. No? Do you mind if we Vediamo have the sempre presentation queste itself? strisce nere. Don't have to worry. That's fine. Così se è d'accordo, condividiamo noi lo Thank schermo. you. Yeah. Grazie. Can you move to the next slide, please? Sì, prossima slide. Merci, merci bien. Prossima slide, grazie. Alors, quelques mots d'abord sur la vision de la stratégie. Donc, la stratégie Innanzitutto, est verte pour l'Europe, European sulla Green strategia, Deal, devo dire che è basata sul Green Deal europeo. Anche la strategia per la biodiversità 2030 adottata il maggio scorso. La strategia presenta una visione e anche delle azioni concrete per aumentare la quantità e la qualità delle foreste. Si tratta di avere
migliori condizioni per affrontare le nuove sfide. I boschi devono sviluppare tutte le sue funzioni, tutte le loro funzioni, anche le funzioni economiche. La strategia è anche basata su ricerche scientifiche e verrà portata avanti sempre in linea con il principio di sussidiarietà. Prossima slide, grazie. Il nodo di questa strategia viene diviso in tre assi, economico, sociale e anche ambientale. Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio con tutti gli aspetti della sostenibilità. In questa strategia vediamo parecchi elementi. Da un lato, questa plurifunzionalità, il ruolo plurifunzionale dei boschi, ma poi anche la contribuzione degli operatori forestali e del settore del legname per raggiungere un'economia più sostenibile, perché senza gli operatori forestali e senza il settore, questa filiera, mai potremmo arrivare alla strategia climaticamente neutra. L'altro asse sarebbe garantire che gli ecosistemi devono essere protetti, ma anche devono essere resilienti. Dobbiamo raggiungere una ricostituzione di questi boschi e foreste. E finalmente dobbiamo garantire un monitoraggio e avere un piano strategico per il futuro, perché senza questo monitoraggio, senza anche tutta raccolta dati, rilevazione dati, non potremo prendere le decisioni più giuste per gestire meglio i nostri boschi. Le funzioni socio-economiche. Il primo asse della strategia sono le funzioni socio-economiche. Dentro di quest'area abbiamo individuato quattro gruppi principali. Il primo passa per la promozione di una bioeconomia sostenibile, soprattutto per il legname, anche di lunga vita. Prodotti di legno di lunga vita, stiamo qua parlando del legname, stiamo parlando anche della fabbricazione di mobili e anche un uso del legno in cascata. Seconda parte, a riferimento alla bioenergia. Vogliamo garantire la sostenibilità del legno per il settore bioenergetico. Qua ci colleghiamo con la direttiva sulle energie rinnovabili. Abbiamo l'obiettivo 55 degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo una carrellata di proposte della Commissione per ridurre dal 55% le emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030. Il terzo punto di questo aspetto socio-economico a riferimento a settori tipo l'ecoturismo, che è uno dei prodotti delle foreste che non c'entra con il legno. Sono competenze diverse, necessarie per avere un'idea sostenibile dei boschi. Questa strategia individua
delle azioni per i boschi. Adesso farò riferimento a alcune di queste azioni. Magari non saremmo in grado di svilupparle tutte, ma sì, seguire alcune di queste proposte. Per esempio, la promozione di prodotti in legno, anche di una metodologia solida e trasparente per quantificare i benefici climatici dei prodotti in legno per l'edilizia. Per questo dobbiamo riformulare la direttiva sull'edilizia ed è importante perché ci consentirà di quantificare i vantaggi del legno per quanto riguarda altri materiali di costruzione. Seconda azione che vogliamo avviare è promuovere la ricerca e l'innovazione non soltanto in architettura, design, ma anche con i materiali, per esempio attraverso programmi come l'Innovation Fund, Horizon Europe Life sono dei programmi più importanti per portare avanti questa azione. Per quanto riguarda le risorse legnose per la bioenergia, abbiamo anche previsto alcune azioni. Hanno tutte il focus di usare di più il legno per la bioenergia. Vogliamo monitorare attentamente il recepimento dei criteri di sostenibilità che esistono. Esistono infatti dal 2018. Vogliamo essere molto curiosi, essere molto attenti con questi criteri, adottando le misure necessarie di applicazione. Vogliamo anche adottare criteri di sostenibilità rafforzati nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili. Questa revisione sostituisce i criteri di sostenibilità. De promouvoir la bioéconomie non lieuse, donc les non-goods products. Nella terza parte parliamo dell'economia che non c'entra con la parte legnosa dei boschi e qua possiamo andare a programmi a livello nazionale, anche regionale, che sarebbe la produzione di prodotti del bosco che non sono legnosi. Vorremmo prevedere la collaborazione con i proprietari dei boschi, con i settori turistici, con i settori di protezione dei boschi per avere questa alleanza tra il settore turistico e il settore forestale. Ci piacerebbe coinvolgere l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che sostiene un turismo accessibile e sostenibile. L'ultima parte, la Commissione vuole incoraggiare anche tutte le parti a usare, stabilire dei partenariati, associazioni, che sarebbe un patto per sviluppare delle competenze abbastanza recente, dal novembre del 2020. La Commissione vorrebbe creare un toolkit per aiutare gli Stati membri a stabilire programmi di formazione e allora avere delle consulenze
per gli operatori forestali e per quanto riguarda sì, i boschi, soprattutto in linea con i cambiamenti climatici che sono degli assi fondanti in questa strategia. Prossima slide, grazie. Donc passons maintenant au deuxième pilier de cette stratégie qui a pour but de Vediamo adesso la seconda parte, il secondo asse di questa strategia. Si tratta di proteggere, di ricostituire, allargare i boschi, ma anche combattere i cambiamenti climatici e stornare le perdite di biodiversità. Questa sarebbe la parte più ecologica. Anche qua vediamo quattro suddivisioni. Da un lato vogliamo proteggere le grandi foreste primarie dell'Unione Europea. Seconda parte sarebbe la ricostituzione, il ripristino delle foreste e adeguali ai cambiamenti climatici. Stiamo parlando di foreste che esistono già. Terza parte sarebbe la popolazione e anche il rimboschimento per garantire una maggiore biodiversità. E la quarta parte, ma il focus delle sovvenzioni, agevolazioni finanziarie per i gestori, ma anche per i proprietari. Et d'initiatives donc dans cette partie Vediamo alcune delle proposte e iniziative in quella prima parte di conservazione e allargamento di boschi. Vediamo sicuramente proposte che non sono nuove. Da un lato vorremmo un quadro giuridico nuovo per la conservazione dei boschi, la strategia della biodiversità dell'anno scorso, dove vediamo anche la presenza della protezione dei boschi sempre. Vediamo anche una protezione rigorosa delle foreste primarie, antiche, di vecchia crescita. Vogliamo prima mapparli, sapere dove si trovano questi boschi. La definizione di foresta primaria, foresta vecchia, molto probabilmente ci consentirà di definire cosa sono a livello europeo entro la fine d'anno. Dobbiamo dire che questo anche fa parte della strategia sulla biodiversità. Vogliamo sviluppare linee guida per altri stati membri sull'imboschimento e il rimboschimento. Vorremmo finire con questa parte entro il primo trimestre del 2022. L'intenzione di sviluppare ancora linee guida per pratiche forestali più vicine alla natura, anche entro il primo trimestre del 2022. Si è parlato anche dell'impegno di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Il principio fondante di questa iniziativa è per piantare e coltivare l'albero giusto nel posto giusto.
per lo scopo giusto. È un'iniziativa già da un po' di tempo, perché il vicepresidente della Commissione, infatti, ne aveva parlato già nel suo intervento nel Parlamento europeo, prima di diventare vicepresidente della Commissione, infatti. Abbiamo quindi un sostegno politico per questa iniziativa. Sappiamo che non esiste nessuna strategia che... Prossima slide. La stratégie ne fonctionnera jamais efficacement sans les incitations financières La nécessaires. strategia non sarà mai efficace se non siamo affiancati dalle istituzioni necessarie. Vorrei parlare anche di alcuni incentivi, di alcune agevolazioni per gli operatori forestali. Sappiamo che i fondi di sviluppo non sono il miglior strumento, potrebbe migliorare. Infatti ci sono dei fondi che non si usano. Prima di tutto vogliamo aumentare e anche promuovere l'utilizzo dei fondi di sviluppo rurale, anche quelli disponibili per le foreste. Alcuni degli stati membri utilizzano diversi fondi, quindi dobbiamo anche prevedere quali sono le regole, le misure che adottano i diversi stati per diffondere questi fondi. Vogliamo anche promuovere interventi relativi alle foreste nella futura PAC. Questo darà più autonomia agli stati membri per lavorare sul territorio. Inoltre, vogliamo promuovere la creazione di regimi di pagamento per i servizi ecosistemici. E questo forma parte del piano strategico della PAC. Gli stati membri, entro la fine d'anno, dobbiamo presentare il piano strategico la PAC per presentare le possibili risposte alle sfide che affrontiamo. Una delle proposte sono questi pagamenti per i rischi che saranno più risorse economiche per gli operatori forestali. Vogliamo promuovere una ricerca per capire quali sono le condotte, i comportamenti. Questo andrà anche a promuovere l'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei forestali. Attualmente ci sono degli ostacoli legislativi, sto pensando a alcune delle regole e così pensiamo che la revisione delle linee guida della PAC saranno un aiuto in questo senso. Prossima slide. Arriviamo adesso al terzo asse della strategia, fa riferimento a monitoraggio strategico dei boschi, anche la rilevazione di dati, il reporting.
Una strategia che ha bisogno di questo monitoraggio e anche di una rilevazione di dati. Senza dati è molto difficile di prendere decisioni per proteggere i boschi e anche per svolgere una politica efficace. In questo terzo asse abbiamo suddiviso tre azioni. Tre aree. Da un lato vogliamo promuovere l'uso del Copernicus, che è il programma dell'UE, che proporziona dati qualitativi, dati di qualità sulla Terra, quindi un miglior uso di questo prodotto, ma anche l'uso di dati di telerilevamento e anche di monitoraggio a terra. È ancora meglio se si usano tutte e due perché si complementano. Secondo approccio, seconda parte sarebbe il miglioramento di un sistema che esiste già, FISE, che sarebbe il sistema di informazione forestale dell'Europa. Questo esiste già, ma vogliamo allargarlo. Il terzo punto, magari più importante dentro di questo asse, sarebbe una nuova proposta legislativa sulla osservazione delle foreste, anche il reporting e la rilevazione dati. Le azioni proposte, anche che c'entrano col mio monitoraggio, la rilevazione dati, sono queste che si vedono sullo schermo. Da un lato una nuova proposta legislativa sulla segnalazione, la raccolta dati, tutto quanto per anche garantire un sistema per condividere e soprattutto riscontrare i dati. Ce ne abbiamo già di questi dati nazionali, ma non sono riscontrabili con altri paesi. Vogliamo anche chiedere agli stati membri di preparare piani strategici per le foreste, un po' nella linea del piano strategico della PAC. Mi piacerebbe rafforzare il monitoraggio degli effetti del clima con il sistema FISE, questo sistema cooperativo, ma vogliamo concentrarci soprattutto in questi aspetti più tematici dei boschi. Sempre in questo contesto del FISE, l'idea sarebbe pubblicare relazioni periodiche sulle foreste. Qui la strategia contiene anche il nome di ce qu'on appelle en anglais enabling La elements. strategia include anche elementi di attivazione. Da un lato abbiamo un programma di ricerca e innovazione solido, dopo anche un quadro di governance sulle foreste più inclusivo, più coerente. E in terzo luogo vogliamo incrementare anche l'applicazione dell'esperienza europea, che a volte viene un po' trascurata. Parlando della ricerca e dell'innovazione, abbiamo l'intenzione di lavorare insieme agli stakeholder e anche gli stati membri un'agenda col titolo Planning Our Future Forest, che sarebbe pianificare i boschi per il futuro. Tutti insieme vogliamo
individuare quali sono le lacune della ricerca e anche stabilire quali sono le priorità future per questo settore. Secondo, vogliamo anche implementare delle azioni con un programma di prevenzione di rischi e disastri. Pensiamo non soltanto agli incendi boschivi che, come sapete, sono molto importanti adesso. Dentro di questo settore della ricerca abbiamo un programma di rilevazione dati per analizzare meglio i boschi, dei dati che anche i cittadini potranno usare e con questo regolamentare le politiche forestali. Due parole sulla governance. Innanzitutto il dialogo con gli stati membri. Abbiamo il Comitato Forestale Permanente e il gruppo di lavoro su foreste e natura. Vogliamo avere soltanto un unico gruppo di esperti per riflettere tutti gli obiettivi ambientali, sociali, economici, con l'obiettivo di avere un organismo più inclusivo, evitando la polarizzazione che esiste, e così cercare di avere tutti gli interessi intorno allo stesso tavolo. Per quanto riguarda il dialogo con la società civile, sappiamo che ad oggi abbiamo due gruppi grandi gruppi, grandi gruppi che dovrebbero diventare un unico gruppo, che sarebbe il gruppo sul dialogo civile e il gruppo sulle foreste, il sughero. Insomma, dialogo civile su foreste e sughero e gruppo di lavoro su foreste e natura. Vogliamo garantire regolari incontri congiunti e incrementare la nostra collaborazione con i gruppi di esperti sulla gestione forestale. L'idea è avere una relazione, un rapporto più diretto, dove anche l'industria forestale potrà essere più rappresentata. Prossima slide. Direi che è l'ultima della mia presentazione. E qua parliamo dell'esperienza dell'Unione Europea. Se vogliamo rafforzare l'applicazione dell'esperienza dell'Unione Europea, dobbiamo intensificare anche il dialogo con gli Stati membri, le reti europee di agenzie ambientali, ispettori, polizia, pubblici ministeri. E allo stesso tempo vogliamo migliorare il sistema di consulenza agli Stati membri. È per quello che useremo strumenti di assistenza tecnica, come per esempio il programma TAIEX, che è Technical Support Instrument della Commissione. È un programma delle pubbliche amministrazioni che riguarda l'implementazione delle normative europee. Come vedete, questa strategia ha molte azioni, molte iniziative, molte proposte, alcune non sono pienamente sviluppate, però quello è quello che ci aspetta per i prossimi mesi. Grazie.
Merci, thank you, gràcies. Sì, molto interessante, realmente molto coerente. Grazie, molto interessante, è stato molto coerente. Sono contento anche di vedere come si attua, c'è tanto da fare. Sappiamo che ogni volta sarà più importante. Do subito la parola al vice direttore generale Enrique Vadeli, che ci parlerà della gestione forestale, la pianificazione anche nella prevenzione incendi. A te la parola, Enrique. Sì, grazie. Condivido anch'io il mio schermo. Sì, riuscite a vederla bene? Sta chiedendo il relatore. Sì. Io in rappresentazione della Catalogna parlerò dei paesaggi resilienti agli incendi, parleremo dei grandi incendi. Sapete che la Catalogna è caratterizzata da un clima mediterraneo e gli incendi fanno parte del nostro sistema, sono proprio un elemento naturale, però sono diverse le caratteristiche gli incendi qui sono molto più di un fenomeno naturale. Il 65% della superficie è coperta dalle foreste, questa superficie è in aumento anche per l'attività agricola, poi la Catalogna è densamente popolata, però questa popolazione non è distribuita in modo equilibrata. Poi abbiamo per esempio una città, Hospitalet de Llobregat, è la città più densamente popolata d'Europa, 20 milioni sono i turisti che arrivano, perché sono 20 milioni di turisti che vengono d'estate. Ed poi dobbiamo fare i conti con altre conseguenze del cambiamento climatico, per esempio anche il recupero dei terreni, poi terreni che a volte vengono distrutti appunto dalle fiamme. Dobbiamo pianificare la prevenzione per appunto tutelare. Negli ultimi anni si sono presentate delle caratteristiche che hanno fatto sì che è aumentato anche il rischio di incendio, per esempio è aumentato anche il carico di combustibile nelle foreste, perdiamo anche uno spazio aperto. Uno spazio aperto è molto importante perché è una tutela anche nei confronti di incendi. Questo è dovuto anche a una mancanza di gestione, a volte si rende difficile l'accesso alle montagne, questo rende difficile lo spegnimento. La Catalogna è densamente popolata, per cui in caso di incendi abbiamo dei grandi problemi anche per questa interfaccia aree urbane e foreste, e la Catalogna è un paese con delle persone che amano fare delle passeggiate nei boschi, per cui i nostri boschi vengono usati spesso appunto dalla nostra popolazione. È un'altra caratteristica dei nostri boschi appunto che è esposto a un forte cambiamento climatico. Qui su questa slide vediamo gli incendi che si sono provocati dagli anni 70 fino adesso, vediamo questa linea nera, il numero di incendi, vediamo qui negli anni 70 che sono aumentati fortemente i nostri carichi di combustibile. Poi vediamo le diverse colonne che rappresentano le superfici bruciate. Qui dal 1994 la Catalogna è stata vittima del maggiore incendio. Da questo momento vengono attuate delle politiche di prevenzione, politiche che sono state coronate dal successo, perché il numero di incendi è stato ridotto e la superficie bruciata dal fuoco è stata poi via via ridotta. E questa
situazione viene analizzata anno dopo anno. Vediamo qui il numero degli incendi cambia, però la tendenza è in aumento. Vediamo anche qui degli anni con alti picchi, con una superficie devastata dalle fuoche, dal fuoco molto anno. Vediamo qui, a partire dagli anni 90, agiamo sulle cause. In questo modo riusciamo a ridurre il numero di incendi, ma anche riusciamo anche a ridurre il numero di superficie bruciata. Qui vediamo il 2012-2013, vediamo uno o due incendi che non sono stati controllati. Qui su questa slide vediamo il numero di incendi che si sono prodotti giornalmente. Vediamo qui i mesi con maggiore rischio, sono i mesi da metà giugno a metà settembre. Poi vediamo durante il resto dei mesi è in calo il numero di incendi e siamo riusciti a controllare meglio le cause che provocano questo incendio. Qui su questa slide, una slide molto chiara, vediamo questa linea rossa che equivale al numero critico di incendi dagli anni 70 e poi vediamo anche il numero di giornate critiche è stata in aumento, per cui l'epoca di rischio di incendio diventa molto più lunga ed vediamo anche in aumento il numero di giornate critiche. Ma allo stesso tempo vediamo che anche il numero di incendi, vediamo qui che la linea nera che è in basso, la parte in nero equivale al numero di incendi, la parte in rosso equivale alle giornate critiche, vediamo è in aumento il numero di giornate critiche e ciò potrebbe anche far pensare che siamo molto bravi in Catalogna nel controllo degli incendi. Sì, siamo anche molto bravi nella prevenzione degli incendi, anche nella prevenzione delle cause, riusciamo anche a prevedere quali sono le giornate più critiche e allo stesso tempo disponiamo anche di un sistema di spegnimento che è molto buono, riconosciuto a livello mondiale. Però tutti ne siamo consapevoli che sì, siamo stati molto bravi nella prevenzione, anche nello spegnimento, ma per il momento stiamo guadagnando del tempo perché il rischio non sparisce, il rischio convive con noi e questo rischio si accresce e per affrontare questa situazione abbiamo preso delle misure dagli anni 90 in poi, abbiamo creato dei perimetri di protezione di priorità. Età. Vengono individuati delle zone con il rischio più elevato di incendi, per esempio, e in questi territori vengono poi applicati dei programmi specifici di prevenzione di incendi appunto per evitare questi grandi incendi boschivi. È una pianificazione che ci aiuta anche per individuare delle opportunità, per sapere come agire, per sapere come i nostri pompieri dovranno poi intervenire. È uno strumento molto utile anche per saper creare delle priorità in termini di investimenti, anche per saper distribuire gli aiuti o anche le sovvenzioni e i fondi europei. E questo appunto ci aiuta a creare delle priorità nella suddivisione delle sovvenzioni. Adesso vi illustro un caso concreto di pianificazione, di questa creazione di perimetro di protezione prioritaria, per esempio il caso di Albera e Captacreus. Albera Colera Captacreus si trova nella zona nord della Catalogna, vicino alla Francia, e nella parte nord-occidentale troviamo
abbiamo la frontiera con la Francia, la maggior parte dei viaggiatori attraversano la frontiera, la Jonquera, anche la Jonquera è stata vittima di un incendio con l'autostrada in mezzo, è la zona della Costa Brava, zona turistica con un alto numero di turisti, persone sono anche morte, è una zona molto molto sensibile, è una delle zone della Catalogna con un elevatissimo rischio di incendi e quando programmiamo, pianifichiamo le nostre misure, analizziamo anche gli incendi del passato, analizziamo tutti in dati, poi un altro fattore da prendere in considerazione è il vento, la tramontana, un vento che ci arriva dall'Europa, poi viene analizzato anche il combustibile, la pendenza dei pendii, gli insediamenti umani e tutto questo ci permette di creare delle zone all'interno di questo terreno per poter proprio studiare l'incendio e questi centri vengono individuati, studiamo il territorio, anche il combustibile, tutto questo ci permette poi di saper affrontare meglio un incendio prendendo le misure adeguate come materiale tecnico o l'acqua proprio per poter controllare gli incendi. Qui vediamo un esempio, anche una strategia di applicazione. Vediamo qui una zona che ci collega con il perimetro di protezione di Albera Captacreus. Captacreus è anche un parco naturale che ha bisogno di una tutela speciale. Qui è una zona che le vedete in verde, sono zone sicure, zone che sono provviste anche di punti di approvvigionamento idrico, sono zone più tutelate perché possono agire anche i nostri vigili del fuoco, anche molti vigili del fuoco sono morti a causa dell'incendio, per cui una delle nostre priorità è anche quella di proteggere, bisogna per cui creare anche delle zone di accesso, piste, creare punti di approvvigionamento idrico. Poi le zone blu sono zone strategiche, per esempio qui il nostro intervento è incentrato sul combustibile perché quando si innesca un incendio dobbiamo prendere le opportune misure appunto per evitare che questo incendio possa poi arrivare ad altri paesi. Qui degli esempi, qui sopra vedete una zona forestale, vedete qui sono state prese delle misure di radamento, è stata effettuata una potatura e creiamo delle linee verticali ed orizzontali affinché in caso di incendio il fuoco perda di intensità, perché quando il fuoco è troppo intenso è quasi impossibile spegnerlo e con queste misure riusciamo a ridurre l'intensità. Poi vedete qui delle piste, sentieri che vengono create, queste piste vanno anche mantenute affinché i mezzi possano accedervi, poi anche vengono creati dei punti di approvvigionamento idrico come vedete qui a destra e dobbiamo creare anche delle zone sicure anche per i nostri pompieri. Qui vediamo altre fotografie, questa fotografia qui in alto, vedete qui questo pendio in cui praticamente non c'è più vegetazione e se il fuoco arriva fino a qua non potranno più innescarsi altri fuochi e in questo modo lo spegnimento del fuoco è più facile, l'intensità del fuoco è più bassa e il fuoco non può più propagarsi da solo, fare questi salti e poi spesso creiamo anche delle
sinergie con altre zone, con pascoli, con altre zone agricole, cambiando la struttura della vegetazione per poter essere in grado appunto di spegnere il fuoco. Sono diverse misure che vengono prese anno dopo anno, agiamo in queste zone strategiche, però abbiamo un problema. La vegetazione, anche se viene mantenuta, continua a crescere. Ed certo la vegetazione assorbe l'anidride carbonica, ma ci vuole un mantenimento, altrimenti tutte le misure prese in passato non sono più valide. Abbiamo due opzioni per fare questo mantenimento: possiamo usare mezzi come trattori o assumere anche il personale, oppure in zone di pascolo, di agricoltura. Cerchiamo anche di collaborare con gli allevatori e gli agricoltori e invitiamo gli allevatori a fare a prendere queste misure di pulizia e di mantenimento. Poi realizziamo anche degli investimenti a favore della zona, creando dei sentieri, creando delle recinzioni. Cerchiamo di creare le condizioni adeguate per l'allevamento. Tutto questo si accompagna a degli aiuti, sono dei pascoli, ovviamente anche il bestiame ha bisogno di acqua ed abbiamo anche degli aiuti agricoli per promuovere anche gli insediamenti in questo territorio e per promuovere anche l'agricoltura. Queste misure sono destinate anche a migliorare questo paesaggio, a tutelare questo paesaggio dove in passato si trovavano campi, anche boschi, dove il terreno è stato usato diversamente, perché in passato cerchiamo di imitare anche un po' il passato, perché in passato gli incendi che si sono verificati erano pochi e l'unica soluzione strutturale di cui disponiamo per affrontare gli incendi e per saper gestire le conseguenze è il mantenimento e la creazione di paesaggi resilienti, paesaggi che non sono destinati soltanto all'allevamento, all'agricoltura, o l'agricoltura e l'allevamento è una soluzione che ci può aiutare per vivere in un paese senza incendi. Vi ringrazio della vostra attenzione. Adesso vi faccio vedere anche un video per illustrarvi un po' come lavoriamo in queste zone e vi ringrazio di nuovo per la vostra attenzione e vi auguro una proficua giornata. Prendiamoci cura dei boschi, dei pascoli. Prevenzione di incendi boschivi. Qui ci troviamo nel massiccio dell'Albera, nella parte orientata verso il mare, una zona che da sempre è stata molto colpita dagli incendi. Si è effettuato il diradamento dei pini e anche gli arbusti sono stati sfoltiti, le chiome dei pini sono stati potati. Questi lavori sono stati svolti dal gruppo speciale per la prevenzione di incendi boschivi. In questo modo si rafforza la vitalità della massa, riducendo la vulnerabilità nei confronti di piaghe e abilità, soprattutto adesso prendendo in considerazione il cambiamento climatico. È importante saper agire per ridurre la vulnerabilità agli incendi boschivi. Qui ci troviamo in un habitat caratterizzato da una ricca biodiversità con due specie protette. Dobbiamo pensare anche alle mandrie di mucche che durante la transumanza pascolano qui. Tutto questo ci permette di conservare queste zone strategiche. Gli allevatori fanno
pascolare i loro animali nelle zone strategiche e sono interessati a mantenere intatte queste aree strategiche. Vogliamo creare questa simbiosi e ripristinare i pascoli. È una misura sicuramente favorevole agli allevatori, ma anche al bestiame. Anche noi siamo interessati a mantenere queste strutture perché riusciamo ad aumentare e mantenere la biodiversità e contribuiamo alla prevenzione di incendi forestali. Qui con la Mandria scendiamo dalle montagne del Ripoyes, ma valle, perché l'inverno qui su è duro. Qui in queste zone il bestiame deve rimanere all'aperto e sta molto bene qui. Il pascolo giova molto a questo terreno perché si riduce molto il rischio di incendio. Gli animali puliscono il terreno mangiando l'erba secca, perché è una bomba, perché se prende fuoco durante l'estate non siamo più in grado di spegnere questo fuoco. Grazie Enric, thank you. Grazie Enric, molto interessante la tua presentazione, grazie della presentazione, anche di averci fatto vedere questo video. Adesso diamo la parola al rappresentante della regione Auvergne-Rhône-Alpes, il signor Loïc Cazet, che ci parla dell'iniziativa Sylph Asset. A lei la parola. Eh bien, je laisserai Mathieu commencer. Oui, bonjour à tous. On va faire cette présentation à deux voix puisque c'est un projet qui. Lascio Mathieu iniziare, facciamo la presentazione tra tutti e due. È un progetto che è iniziato per la regione Auvergne-Rhône, adesso Auvergne-Rhône-Alpes, e con l'associazione Sylph con tutti i progetti che porta avanti. Prossima slide. Molto brevemente, la filiera del legname e dei boschi di questa regione, Auvergne-Rhône, è una strategia molto, molto che arricchisce molto, no? Se lo condividiamo così a livello europeo. Nella nostra regione abbiamo 2,5 milioni di ettari di bosco. Questo bosco, 20% sono pubblici. Una delle caratteristiche dei boschi è che sono sulla montagna, abbiamo il massiccio di Giura al nord e il massiccio centrale ad ovest. Sono zone difficilmente accessibili. Le foreste sono occupano una superficie di 486 milioni di metri cubici e 60% sono di foglia, 40% sono di resinosi, che adesso hanno meno potenza nel mercato, però tutta l'industria, anche per il legname, per i mobili, per la costruzione di mobili, abbiamo più di 1,9 milioni di metri cubici all'anno e all'anno la raccolta annuale è di 5,2 milioni, anche con tanti posti di lavoro. Nel 2012 abbiamo deciso una nuova politica, avevamo già dei regimi di sovvenzioni per persone che lavorano in questo settore. Abbiamo deciso di presentare una strategia europea per prendere in considerazione il legname e essere in grado di conciliare anche con le esigenze della popolazione. E così abbiamo raggiunto questo strumento per conservare 2 milioni di ettari forestali. Lo Stato e il Dipartimento non avevano abbastanza risorse, quindi abbiamo deciso di gestire, di cercare altri fondi.
quindi così continuare a vedere le foreste come pozzi di assorbimento e di stoccaggio di carbonio. Abbiamo anche, verso il 2013, elaborato una strategia per più integrale, prendendo anche in considerazione i servizi ecosistemici. Questa organizzazione si è creata nel 2015 e accompagniamo anche altri partner che hanno deciso di aderirsi per essere un'associazione indipendente con fondi pubblici, fondi privati che dopo Loic vi presenterà. Grazie, Mathieu. Spero che mi sentite bene. Silvact nasce nel 2015 per finanziare delle azioni forestali nel Rodano Alpi, che adesso dal 2016 è Alvernia Rodano Alpi. Dal 2018 Silvact è un organismo di interesse generale. Possiamo anche parlare che è punta anche alla conservazione dei sistemi forestali, la preservazione dei e anche l'avviamento di servizi ecosistemici. Abbiamo anche la contribuzione di uno dei più antichi banchi francesi. Silvact anche si sostiene su agenti del territorio per raccogliere fondi privati e pubblici, in particolare anche di aziende che magari vogliono agire a livello particolare. Silvact dà questi fondi per gli operatori forestali che possano svolgere questa gestione che chiamiamo virtuosa. Come fare, come si spiega, no? Questa azione di Silva non è regionale, parliamo sempre di territori forestali. Prima si è parlato del massiccio delle Alveras, anche a questa scala lavoriamo noi, massicci forestali che hanno la stessa problematica. Prima dobbiamo raggiungere una concertazione a livello locale per proteggere la natura, avere il sostegno del settore turistico, i sindacati e altri partner per sapere cosa vogliamo dei nostri boschi, come vogliamo che evolvino, come vogliamo che siano perenni. Tutte le azioni si propongono sempre in concomitanza con un comitato scientifico regionale. Dopodiché, se sono decise le priorità, si cercano fondi e anche i boschi che possono candidatarsi a essere dentro di questo programma. Nella prima fase troviamo questa concertazione locale. I professionali della gestione sono insostituibili, quindi ma da soli non vanno avanti. Abbiamo bisogno di sapere quali sono le esigenze dei locali e così avere un consenso locale dei modelli forestali che vengono finanziati dall'associazione, garantendo anche che siano pertinenti con le aspettative di tutti i locali, non soltanto dagli operatori forestali, ma anche dagli ambientalisti, dal settore turistico, eccetera. Il comitato di Silvact abbiamo una collaborazione con gli operatori forestali, lavoriamo anche con la protezione della natura da parte dello Stato. E quello che vogliamo attingere è che le proposte che si fanno massicci, che sono progetti forestali territoriali, siano compatibili con le politiche di boschi e possano anche rispondere all'interesse generale. Andiamo con tre indicatori proposti da Silvact.
da un lato il beneficio di attenuazione potenziale, il beneficio di biodiversità potenziale e i benefici socio-economici potenziali. Tutti questi benefici andranno a proteggere la popolazione, ma anche andranno a validare la qualità forestale che andrà sempre affiancata ai dati che ci arriva dei cambiamenti climatici. Questo progetto forestale territoriale si può attuare in diversi ambiti di sviluppo. E qua attiviamo il progetto forestale dove gli attori locali possono accedere anche per avere dei modelli di gestione. Se va a quei fondi in svariegati modi, vediamo delle risorse, cerchiamo di gestire meglio i nostri boschi per tutte le pressioni che abbiamo, i cambiamenti climatici, ma anche per le sfide molteplici che affronteremo. Silvact ha dei fondi pubblici nelle metropoli dello Stato, anche di aziende e anche di cittadini. L'interesse generale di Silvact è che queste sovvenzioni sono senza un controrimborso, nel senso che abbiamo in alcuni casi abbiamo anche donatori meceni. Silvact non accompagna un progetto forestale concreto, però vogliamo che questo progetto si svolga nell'arco di almeno 10 anni. Questo si fa per esempio quando si dirà una parte di bosco, è perché l'obiettivo è a 20-30 anni, perché si aspetta anche una qualità a livello del prodotto. Quindi dobbiamo accompagnare questi silvicoltori nel tempo, capire anche quali sono i modelli di gestione, e i beneficiari devono impegnare per almeno un periodo di 10 anni, che dopo può essere allargato. Abbiamo una mescolanza di fondi pubblici e privati che ci obbliga ad avere un stretto controllo per avere un buon uso di questi fondi che vengono stanziati ai diversi partner o a diversi agenti. Sono finanziati esternamente, abbiamo questo finanziamento esterno, ed è molto importante avere degli obiettivi a lungo termine. Quali sono gli assi del lavoro di Silvact? Da un lato vogliamo promuovere dei popolamenti misti, sostenerci con una ricostituzione e ripristino naturale, riservare anche o promuovere un imboschimento che abbia varie possibilità di successo. A volte magari non padroneggiamo tutte le caratteristiche. Possiamo per esempio parlare delle difficoltà del clima. Siamo anche esposti alla presenza di tanti animali nei nostri massicci, e questo può andare incontro ai nostri sforzi. Dobbiamo prendere in considerazione l'evoluzione climatica quando scegliamo le specie e anche la densità. Ad oggi vediamo come il cambiamento climatico ha fatto che la diversità tra una montagna e l'altra è molto ampia. Vogliamo allo stesso tempo anche conservare i terreni per essere sempre più rispettuosi con la natura.
Silvart esiste dal 2015, le prime azioni hanno iniziato nel 2016 con 4.500 ettari di lavori forestali, abbiamo 1,4 milioni di aiuti per diversi proprietari e diversi operatori, alcune delle sovvenzioni sono private, alcune sono pubbliche, come abbiamo già detto. Vi ringrazio per l'attenzione, per la presentazione, siamo qua per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie Mathieu, grazie Loïc. Molto interessante, 4.500 ettari di gestione, molto molto terreno, anche tutta l'idea del ripristino, tutta l'idea anche di lavorare una scala di massiccio, no? di territorio, che era un po' molto interessante conoscere queste esperienze. Adesso darò la parola al dottore Hartebrot, che ci parlerà delle regioni modello. A lei la parola. Ja, vielen Dank. Sì, grazie. Grazie anche per darmi l'opportunità di poter presentarvi i nostri modelli. Sì, questa è la mia prima pagina. E noi cerchiamo soprattutto di intervenire sul versante di gestione di rischi, lavori preparatori, parlo in tedesco, vi verrà fornita la traduzione e le mie slide le ho preparate in inglese. Dove iniziamo noi? Qual è il nostro approccio? Come è stato menzionato dai nostri relatori, esistono delle perturbazioni e queste singole perturbazioni hanno un impatto diverso sulle regioni. È impossibile creare delle procedure standard che uno può prendere in mano per fare una gestione di crisi perfetta. E nella maggior parte delle regioni i proprietari di foreste non sanno neanche come comportarsi in situazioni di queste crisi e ci siamo resi conto che spesso le persone pensano alla crisi quando la crisi si è già provocata, quando si è già prodotta, e dal punto di vista scientifico ci siamo resi conto del grande divario esistente tra quello che gli scienziati sanno e quello che il corpo forestale ha già applicato, e soprattutto nel ambito di perturbazioni che ha un impatto anche sulla protezione civile come incendi boschivi e tempeste, e abbiamo capito che la cooperazione tra i diversi attori è abbastanza scarsa e in passato con diverse crisi, anche l'infestazione dal bostrico tipografo, anche diversi altri attori, anche organizzazioni non governative si sono interessati di più, ormai si parla molto di più, si discute di una prevenzione di crisi o di una gestione di crisi, e spesso la gente riflette sull'importanza di agire prima, e abbiamo imparato anche noi scienziati. Esiste un conflitto strutturale, la scienza spesso intende proporre delle metodologie molto molto complicate per far fronte al cambiamento climatico, e le persone pratiche, quelle che agiscono direttamente sul posto, cercano delle soluzioni molto più facili, hanno una lista di controllo standard non può essere applicata, non può funzionare per tutti, per cui dobbiamo chiederci da dove viene questo divario, e noi siamo stati critici anche con noi stessi. Molte delle procedure sviluppate fino adesso sono delle
procedure che ci incentrano sulla scienza, poi è stato sviluppato un piano, poi per un certo periodo di tempo si è provato di implementare queste nuove procedure e poi le persone pratiche a volte non sanno come applicare queste nuove procedure, spesso sono state abbandonate e abbiamo visto sì che questa cooperazione funziona così, per cui abbiamo cercato di trovare un nuovo approccio per fornire nuove informazioni. Qual è il nostro approccio standard? Abbiamo bisogno della scienza per cercare delle metodologie adeguate, però il corpo forestale, le guardie forestali sono ben informati delle loro foreste e da lì dovrebbe nascere una cooperazione, ovvero dovrebbe nascere quello che chiamiamo noi un piano di gestione regionale. Con un'azione si inizia subito, una misura viene subito applicata, poi viene corretta anche questa azione a seconda del comportamento e poi viene sviluppata una teoria o pratica. Sembra una contraddizione, però è poi coronata dal successo e da qui poi verranno elaborate altre misure che poi si traducono in altre azioni pratiche. Vedete qui questo ciclo che si ripete costantemente, questo loop che si ripete. Qui questa la procedura molto diversa dall'approccio consecutiva. Qui vediamo la scienza, il mondo pratico, sono coinvolti sin dall'inizio in quanto attori di parità e in un dialogo cercano di individuare il problema, poi su questa base cercano di sviluppare degli obiettivi è quello che dovrà essere sviluppato all'interno di questo e nell'ambito di questo piano e verranno poi elaborati anche delle procedure, delle metodologie e questi progetti verranno poi applicati in diverse ondate, ma sempre in costante cooperazione tra il mondo pratico e la scienza. E dopo un tempo abbastanza lungo, questo piano di gestione di crisi verrà applicato dal personale pratico, ovvero dalle guardie forestali oppure anche dai proprietari di boschi e foreste. Quali sono i vantaggi? I vantaggi stanno alla mano, i risultati che siamo riusciti ad ottenere sono applicabili, queste procedure hanno una grande usabilità proprio perché sono stati elaborati di comune accordo e questo ha un impatto positivo anche sulla motivazione degli attori coinvolti con benefici perché le persone si sentono maggiormente coinvolte e queste procedure poi verranno applicate per un periodo molto più lungo perché a volte i progetti sono ancora attivi, però poi i processi non vengono applicati per un lungo periodo e vediamo qui la pratica ci serve, disponiamo di esempi, questi esempi servono anche per convincere gli altri colleghi e li riesce a convincere meglio quando puoi dire che anche altri hanno già applicato questo progetto, non è semplicemente una teoria e la luce ovviamente comporta anche delle ombre perché coinvolgendo altri attori, cercando soluzioni adattabili anche a livello regionale, lo sfondo metodologico non è poi così profondo e ne siamo consapevoli che non
tutto il potenziale può essere sfruttato, perché a volte bisogna scendere a dei compromessi per poter applicare questi programmi, e nel contesto regionale concreto è lì che siamo attivi, e a volte queste misure non possono essere trasferite direttamente alla regione, perché per una trasferibilità a volte ci vuole una nuova contestualizzazione. Come lavoriamo noi con questo concetto nel Land del Baden-Württemberg? Abbiamo individuato 3 regioni modello con un focus diverso nella zona settentrionale, la pianura più secca del Reno. Lì la tematica principale sono gli incendi boschivi, poi nella parte occidentale, nella provincia di Ortenau, che inizia nella pianura del Reno, però che arriva anche a 1000 metri, la tematica che ci occupa sono le tempeste da vento e infrastrutture di trasporto. E poi nella zona del sud dobbiamo fare i conti con l'insetto, il bostrico tipografo, e questo insetto ci ha dato l'opportunità appunto di occuparci di questa tematica e come applichiamo le idee. Innanzitutto si lavora in un contesto spaziale abbastanza stretto, e le conoscenze e la metodologia poi va applicata a un livello molto più esteso, però sapendo sempre che le procedure non potranno mai essere applicate direttamente, perché nascono sempre nuovi piani di gestione. Questi piani vanno costantemente adattati, certe misure vanno migliorate, altre misure vanno eliminate, e nelle diverse regioni modello nascono poi anche diversi tool, diverse procedure, e anche poi quando si creano nuovi piani, anche procedure del passato potranno essere applicate da altri. Quali sono le caratteristiche di queste regioni modello a differenza da un lavoro diretto su tutta una superficie? In una regione piccola sono molti i contributi che ti arrivano, con tantissimi progetti dotati di molti fondi. Ovviamente un progetto che viene applicato a livello locale, dotato di ottimi fondi. I nostri obiettivi sono di duplice natura. Da un punto di vista cerchiamo di assumere velocemente delle tecnologie in una regione per creare una specie di strumenti che potranno poi essere applicate anche in altre regioni. E vediamo che questo approccio è stato coronato dal successo. Un'applicazione pratica è già nata. Questi esempi potranno essere usati per creare dei corsi di formazione, per far capire agli altri che tutto questo possa anche funzionare. Poi un altro elemento molto importante di queste regioni modello è il tema della partecipazione, del coinvolgimento. Avevo già parlato della gestione, questo management, perché misure di una gestione di crisi a volte sono anche criticabili, ed a volte i diversi attori non sanno che cosa significa una buona gestione di crisi, e non è criticabile, proprio così. E anche diversi attori, come per esempio gli appartenenti alla protezione civile, spesso non sanno qual è il loro ruolo da assumere in caso di una
crisi, una gestione di crisi, tutto questo, questi problemi potranno essere evitati coinvolgendo sin dall'inizio tutti i diversi attori. E la tematica della gestione della crisi ci aiuta anche a definire meglio le diverse forme, la formazione, l'individuazione, l'identificazione nei diversi processi. È chiaro che non tutto può essere gestito democraticamente, per cui va definito sin dall'inizio fino a che punto arriverà poi questa partecipazione. Sì, possiamo sicuramente dire che noi puntiamo su questo processo dello sviluppo, il processo a regione, perché le diverse regioni, province sono diverse, ogni situazione che si presenta ha delle caratteristiche diverse ed gli attori poi dovranno avere anche la capacità di svolgere nuovi piani sempre sulla base della partecipazione. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che è importante conoscere le persone con le quali si lavorerà in futuro, soprattutto il personale con il quale si lavorerà in situazione acuta di crisi. Questo ha a che vedere molto con il tema della fiducia. Spesso usiamo la frase in inglese make friends before you need them, cioè fare gli amici prima di aver bisogno di questi amici. Qui un esempio su l'aspetto che può avere questa gestione di crisi. Qui vedete questo passaggio di processi con le quattro fasi della gestione delle crisi, l'asse della prevenzione, preparazione, intervento e il ripristico. Poi abbiamo individuato tre livelli di azione. Qui, per esempio, tempesta da vento, trasporti, strade, boschi. Qui parliamo degli aspetti organizzativi, istituzionali, cui è intesa anche la società, ma anche la natura che sta attorno. E poi le di singole attività che potranno contribuire a una soluzione dei problemi, per esempio problemi legati alla tempesta. Vediamo qui un ventaglio che copre strade, misure di comunicazione, la definizione o l'individuazione di un piano di comunicazione di crisi. Sono misure importanti da prendere e le linee di questo piano sottolineano anche questa interdipendenza. E poi vediamo qui questo esempio abbastanza semplice, vediamo qui questa diversità degli attori che devono assumere un ruolo, attori che vanno coinvolti. Qui ingrandendo questi attori vediamo che sono diversi gli attori: abbiamo i pompieri, abbiamo l'ANAS, il corpo forestale, poi proprietari di foreste, proprietari privati, la polizia, poi la protezione civile e anche il militare era stato coinvolto in questo processo e tutti questi attori sono già coinvolti sin dall'inizio, prima che si verifichi il problema. Qui è un processo qualsiasi che vi illustro. Sono state preparate anche delle schede che descrivono le diverse misure, purtroppo è solo in tedesco. Qui vediamo chi sono gli attori, chi assume la responsabilità, vengono illustrate le diverse misure da prendere e le risorse che vanno messe a disposizione. Bene, vi ringrazio della vostra attenzione.
se siete interessati a questa tematica, vi invitiamo, venite a trovarci direttamente da noi in Germania, oppure potete leggere qualcosa sui nostri prodotti, gestione di crisi, che potete trovare su internet. Per esempio, abbiamo la nostra rete in lingua tedesca, gestione di crisi forestale. Vi ringrazio e do di nuovo a te la parola, Giuseppe. Purtroppo non sentiamo Giuseppe perché non avrà acceso il microfono. Joseph, we cannot hear you. Can you hear me now? Ecco, yes, risolto il problema. Grazie. È una problematica molto interessante della quale vi occupate nella Land di Baden-Württemberg. Le tempeste, le esondazioni e poi anche gli alberi schiantati, il bostrico. È molto interessante anche questa illustrazione, perché le diverse regioni hanno dei problemi diversi. Adesso passiamo alla regione della Lombardia, diamo la parola a Patrizia che ci illustrerà il suo progetto LIFE. Patrizia, a lei la parola. Buongiorno. Vede la condivisione. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie anche per la traduzione. Parleremo in due, io e poi Gerardo Fracassi. Entrambi collaboriamo per il progetto LIFE Gestire 2020 per conto di ERSAF, che è l'autorità regionale che si occupa dei servizi per l'agricoltura e le foreste in Lombardia. Che cos'è il LIFE Gestire 2020? È un progetto cofinanziato dalla Unione Europea, un progetto LIFE, che ha come obiettivo principale l'implementazione delle azioni per la tutela dei siti Natura 2000. In che modo? Innanzitutto migliorando la governance dei siti della rete Natura 2000, anche attraverso il miglioramento delle reti ecologiche. Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e naturalmente migliorare anche la valutazione che la popolazione ha sull'importanza dei siti di rete Natura 2000. L'ambito del progetto è la regione Lombardia, che è una regione a nord dell'Italia. Il 15% della sua superficie è coperta da siti protetti e in particolare sono presenti 246 siti appartenenti alla rete Natura 2000. Il periodo è piuttosto lungo di questo progetto, la durata è di 8 anni e il beneficiario principale è appunto Regione Lombardia. Gli altri partner sono quelli che vedete nei loghi qui sotto, tra cui naturalmente anche ERSAF e anche due associazioni ambientali molto importanti, l'IPU e il WWF. Il cofinanziamento, oltre che diciamo che il budget totale è di 100 milioni di euro, di questi 100 milioni, 17 milioni sono il cofinanziamento che è stato previsto sia con fondi LIFE che con i fondi direttamente dati dai partner di progetto.
Gli altri 83 milioni di euro, invece, sono dei fondi che vanno ricercati nell'ambito degli 8 anni di progetto attraverso la ricerca dei cosiddetti fondi complementari. Che cosa sono i fondi complementari? I fondi complementari sono tutti quei fondi che riguardano la conservazione della biodiversità. Quindi possono essere fondi regionali, come il Fondo Aree Verdi, possono essere fondi provenienti da fondazioni private, come ad esempio la Fondazione Cariplo, oppure possono essere fondi nazionali o internazionali. La cosa importante è che questi fondi abbiano come base, ovviamente, l'implementazione della biodiversità. Come fare per movimentare e quindi poter attivare questi fondi complementari? Attraverso delle figure professionali nuove che sono state introdotte grazie al progetto Life Gestire 2020, ossia i tecnici facilitatori. I tecnici facilitatori sono dei professionisti, naturalisti, forestali, agronomi, che sono pagati direttamente dal progetto Life con la finalità di identificare i fondi complementari, contattare gli stakeholders, quindi i portatori di interesse, e progettare insieme a loro eventuali progetti da portare a bando. Questa è un'attività molto importante che ha permesso l'attivazione di attualmente oltre 20 milioni di euro come fondi complementari. Il progetto Life Gestire 2020 prevede numerose azioni, 64, che riguardano la conservazione di flora, fauna e habitat su tutto il territorio regionale della regione Lombardia. Naturalmente, essendo a 3 anni dalla conclusione del progetto, in questo momento ci si concentra su, in particolare, le azioni concrete, che sono quelle di conservazione della biodiversità, e sulle azioni di comunicazione e monitoraggio. Questi sono alcuni dei prodotti che sono stati finora portati avanti con il progetto Life. Sono tutti liberamente scaricabili dal sito di progetto. Purtroppo la maggior parte di questi è in italiano, ma alcuni hanno anche una breve traduzione in inglese. In particolare, oggi si farà riferimento all'azione che riguarda la conservazione delle foreste. Le foreste di cui si occupa Life Gestire sono principalmente le foreste che sono inserite all'interno della direttiva Habitat, la 9243, ossia boschi, contigli ed aceri, boschi con faggio e poi i boschi di aghifoglie con abete rosso e abete bianco. Alcuni di questi boschi versano in uno stato di conservazione decisamente insufficiente, presentano dei fenomeni di frammentazione, di isolamento genetico e in generale, in alcuni casi, la presenza di specie aliene, di specie esotiche particolarmente invasive. In Regione Lombardia ci sono 23.000 ettari di boschi di proprietà regionale. Di questi, più di 16.000 ettari vengono direttamente mantenuti proprio da ERSAF attraverso 20 aree forestali. Il 95% di questi boschi è all'interno di aree protette. A sinistra possiamo vedere una rapida carrellata delle aree forestali gestite direttamente da ERSAF. Quali sono i problemi principali che sono stati affrontati con il Life Gestire per quanto riguarda la conservazione di questo importantissimo patrimonio boschivo? Innanzitutto il tipo di gestione forestale,
che in molti casi può non tenere conto anche della biodiversità della fauna e della flora. In particolar modo i problemi di conservazione riguardano la rimozione della necromassa, quindi del legno morto, la perdita di ecotoni, quindi di fasce ecotonali attorno di aree buffer, diciamo così, attorno al bosco, e i tagli eccessivi. Questo può causare problemi, in particolare per alcune specie di animali, tra cui alcuni uccelli rapaci, come i gufi, o alcuni picidi, come il picchio nero, nonché alcuni insetti tutelati dalla direttiva europea, come la rosaglia alpina. Quali sono gli obiettivi che il progetto LIFE promuove per la conservazione degli habitat di bosco? Innanzitutto, la conservazione della struttura e della qualità specifica dei boschi, e poi il miglioramento della wildlife in generale, quindi della fauna e della flora spontanea. E questo avviene attraverso, è avvenuto e sta avvenendo, attraverso un approccio multifunzionale. Quindi vengono chiamati a collaborare agronomi, naturalisti e forestali direttamente come partner ERSAF di progetto, entomologi per la componente biologica, in questo caso il partner di progetto sono i carabinieri forestali, nonché gli esperti di uccelli, quindi di avifauna, e questo con Life Bird International, quindi con la LIPU italiana. Per la specifica sulle azioni di progetto che sono state portate avanti con il LIFE, lascio la parola al mio collega Gerardo Fracassi. Sì, buongiorno, mi faccio vedere giusto per un secondo e metto in condivisione ulteriormente la presentazione. Ok. Datemi conferma se la vedete correttamente. È visibile? Sì, è visibile. Sì, perfetto. Perfetto, ok. Sì, la collega ha già in parte introdotto quelli che sono gli ambiti di lavoro. ERSAF in questo progetto Nagestire 2020 ha individuato in particolare due ambiti su cui lavorare. Uno è già stato in parte analizzato dalla collega, è l'ambito montano, in cui abbiamo alcuni habitat rappresentati molto bene all'interno delle foreste di proprietà regionale. In queste il gruppo di lavoro multifunzionale ha lavorato sin dall'inizio, sin dal 2016, per individuare le aree e con le migliori opportunità di sviluppo di questa tipologia di interventi, cioè che portassero a un miglioramento nella composizione e nella struttura delle foreste, ma anche che dessero la possibilità anche di migliorare quella che è l'idoneità faunistica, quindi favorendo delle specie in particolare protette dalle direttive habitat e direttiva uccelli, che facessero anche da specie ombrello, diciamo, per tutta la conservazione della biodiversità. Per cui ci sono stati momenti iniziali di studio, pianificazione sui dati e sulle informazioni a disposizione. Sono stati poi realizzati anche dei sopralluoghi in campo congiunti proprio dal gruppo di lavoro multidisciplinare, e alla fine di questo sono stati individuati 150 ettari in 21 differenti aree di lavoro nelle quali stiamo ancora attualmente lavorando.
e queste sono state raccolte all'interno di 9 differenti tipologie di progetto, ognuno dedicato ad un habitat particolare e avente un focus, con un focus particolare, per cui progetti dedicati specificamente al miglioramento dell'habitat o con un focus particolare sulle specie faunistiche. Per fare tutto questo, oltre al lavoro multidisciplinare, è stato anche dato molta importanza a quella che è la formazione, il training in campo per le squadre di operai forestali e anche per i direttori lavori, in quanto molte di queste tipologie di approccio, di attività, richiedevano l'applicazione di tecniche che abitualmente non sono nell'uso comune di queste e nella formazione di queste squadre di operai. Un altro tipo di intervento che, a cui il progetto si è dedicato è quello degli ambiti di pianura. Negli ambiti di pianura le proprietà demaniali sono praticamente inesistenti e in questi ambiti sono molto diffusi formazioni che versano in stato, diciamo, di crisi attualmente e che riguardano boschi a formazione prevalente in cui partecipa Quercus robur, la farnia. E in questi ambiti abbiamo in Lombardia una problematica dovuta alla elevata frammentazione di queste superfici di boschi. Abbiamo una poca estensione, una limitata estensione di queste superfici. Abbiamo quindi un isolamento genetico, un difficile scambio genetico tra popolazioni, tra boschi differenti. E abbiamo anche una grossa pressione da parte dell'invasione da parte di specie esotiche. In questo ambito il progetto ha messo in atto diverse tipologie di intervento in questo senso. Non potendo ERSAF condurre direttamente gli interventi, ha dato ha messo in campo degli strumenti per consentire agli enti gestori di queste superfici la possibilità di agire in maniera più adeguata possibile. Per cui ha identificato un insieme di schede tecniche di intervento riguardanti le principali criticità riscontrate in questi boschi e successivamente è stato dato via ad un bando regionale, un finanziamento regionale che attualmente viene portato avanti in 8 siti su una superficie complessiva di circa 50 ettari. Anche in questo ambito è stata data importanza all'aspetto di incremento dell'idoneità faunistica per determinate specie che avessero anche, oltre ad essere alcune in direttiva habitat, in direttiva uccelli, che avessero comunque una funzione di d'ombrello, diciamo, di specie ombrello. Ecco, nell'immagine vedete che questi 8 siti sono quelli con la stella e sono tutti nelle zone di pianura. In rosso sono le aree con la presenza di habitat quercini che vedete sono molto sporadiche e molto distanziate tra di loro. Un ulteriore studio che è ancora in corso di realizzazione e dovrà essere concluso entro fine anno è quello, è stato lo studio della connessione, diciamo, tra la distribuzione della tipologia di distribuzione della specie all'interno in un bosco e della sua connotazione genotipica. Per cui per avere delle indicazioni, se poi ne usciranno effettivamente, questo lo vedremo a breve, i dati hanno finito di raccogliere da poco, per cui svilupperanno lo studio nei prossimi mesi,
si vedrà se potranno essere date delle indicazioni in maniera da evitare durante i tagli di incidere effettivamente su quello che è la ricchezza del patrimonio genetico, cioè fare in maniera che durante i tagli vengano conservate possibilmente la maggior parte di corredi genetici disponibili in loco. Una delle altre attività invece portate avanti dal progetto è la valorizzazione di un'esperienza iniziata 20 anni fa, circa 20 anni fa, all'inizio degli anni 2000, in pianura padana, in provincia di Mantova. È stata creata una nuova foresta, un nuovo impianto in zona agricola, però dedicato appunto alla specie Quercus robur, e sono state portate lì proprio per tentare e valorizzare un ripristino di flusso genico tra le popolazioni. Sono state portate 15 provenienze differenti, provenienti dal tutto il bacino della pianura padana. Qui adesso l'impianto ormai ha quasi 20 anni, ha iniziato a produrre seme, per cui il progetto sta attualmente mettendo... sta redigendo quelle che sono linee guida per la gestione selvicolturale, ma anche per la valorizzazione del seme prodotto, per cui sono in corso anche qui studi genetici per capire quanto sia l'arricchimento e la variabilità all'interno del bosco, e un ulteriore processo di valorizzazione anche per tutte le attività di produzione futura anche all'interno dei vivai regionali. Si sta valutando appunto la qualità e la bontà del seme prodotto. Un'ulteriore attività di supporto agli interventi forestali in corso di cui parlavo prima è la produzione da parte del vivaio regionale di Ersaf di piantine di quercia nate da seme e prelevato da boschi da seme attualmente registrati. Il bosco di Carpaneta in prospettiva è candidato ad essere iscritto al registro dei boschi da seme di Regione Lombardia, per cui in futuro è probabile che il suo seme verrà utilizzato anche per nuovi impianti. È chiaro che tutti gli interventi di cui abbiamo parlato hanno un sicuro impatto a livello locale. Però per avere un significato, diciamo, a scala più ampia, quindi regionale ed anche oltre, è chiaro che le esperienze prodotte devono essere diffuse. E questa è l'intenzione anche del progetto, è uno degli scopi principali anche del progetto, quello di divulgare e sensibilizzare la popolazione e gli operatori del settore sulle nuove modalità di approccio agli interventi forestali. Questo viene fatto attraverso i classici siti internet e soprattutto attraverso delle attività dirette in campo, attraverso appunto delle manifestazioni in cui si parla di queste tipologie di approcci innovativi. Una cosa che non può mancare assolutamente in questo tipo di attività è il monitoraggio che viene condotto sulle attività per valutarne la reale efficacia. E questo è un'attività che viene condotta sia prima degli interventi che dopo gli interventi, in tutte le tipologie di attività che vengono portate avanti dal progetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e ritorno la parola a Giuseppe. Grazie Gerardo, grazie a Patrizia. Grazie Gerardo, grazie Patrizia. Sì, è molto interessante, biodiversità, gestione forestale, perché è un tema che ci tocca da vicino e abbiamo visto la nostra pianificazione e la situazione del patrimonio forestale. Adesso abbiamo l'opportunità di fare delle domande. Una sessione di domande è prevista, purtroppo non siamo più in orario. Qui potete fare delle vostre domande, anche dovete scrivere le vostre domande nella chat, domande che
avete proprio adesso, dopo aver ascoltato le diverse presentazioni, potete anche alzare la mano virtuale ed presentare la vostra domanda qui direttamente affinché la sentiamo. Non so se Enric, se volete fare una domanda, porre una domanda a Enric, o Enric che vorrà dire qualcosa. Sì, Enric ha alzato la sua mano virtuale. Enric dovrebbe parlare al microfono. Sì, anch'io mi sono dimenticato di accendere il microfono, scusami. Non sono riuscito a scrivere la mia domanda. Io avrei due domande da porre al signor Smet. La prima domanda riguarda l'obiettivo dei 3 miliardi di alberi, ovvero stiamo parlando di tantissimi ettari, e volevo sapere se la Commissione europea ha già pensato a una strategia, poi come potranno essere piantati questi alberi su questo 1,5 milioni di ettari, e le competenze in materia sono dei diversi stati, delle diverse regioni e non dell'Unione europea. Poi un altro punto molto importante che riguarda la governance, questa o i diversi gruppi che dipendono dalla Direzione Generale Agricoltura, e poi tutti saranno rappresentati da un unico gruppo. Forse lui potrà fornirci una risposta, forse questo ci indica anche un po' il futuro, per esempio la mia domanda è quella, no? Se tutte le competenze in materia di patrimonio forestale e gestione forestale verranno raccolte o rappresentate poi da un unico gruppo. Grazie. Grazie per la sua domanda. Sì, questo impegno dei 3 miliardi di alberi. Forse potete farmi vedere di nuovo questa ultima slide? Possiamo vedere ancora l'ultima diapositiva? Oui. Avant, s'il vous plaît. Deux, trois slides avant ceci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est ça, oui. Sì, perfetto. Sì, questa è la slide che cercavo. Sì, posso fornirvi qualche illustrazione su questo impegno, ovvero quello di piantare 3 miliardi di alberi. Il principio è quello. Questi alberi dovranno essere piantati proprio per realizzare questo obiettivo. Sì, questa è un'altra slide interessante. Non si tratta soltanto di piantare gli alberi, piantarli è facile, però bisogna anche garantire che questi alberi poi crescano, e poi abbiamo bisogno anche di un sistema di monitoraggio per contare e per sapere quanti alberi sono già stati piantati per poter arrivare a questa cifra di 3 miliardi di alberi. Qui su questa slide vedete che questi alberi non verranno piantati soltanto nei boschi, ma anche in sistemi, anche nelle zone urbane o anche in sistemi di agro-silvo-pastorali. Mm,
ci sarà una suddivisione di funzioni tra la Commissione e l'Agenzia europea. La Commissione deve preparare una specie, una tabella di marcia, una cosiddetta roadmap, per poter attuare questo impegno. E questa tabella di marcia è il nostro documento di lavoro a cui ho fatto riferimento all'inizio della mia presentazione. Questa tabella di marcia definisce i criteri per la piantagione, per contare questi alberi e per il monitoraggio. Poi la suddivisione delle funzioni, come dovranno essere suddivise le funzioni tra la Commissione europea e l'Agenzia europea. La Commissione sta preparando una piccola direttiva che dovrà essere conclusa alla fine del 2022. La Commissione prepara anche delle campagne di comunicazione e, come avevo già detto prima, ci sarà anche una appoggio politico da parte del vicepresidente della Commissione, che è Frans Timmermans. Questa Agenzia europea di tutela ambientale si occupa di contare questi alberi in modo digitale, con un contatore digitale, svolgerà anche il monitoraggio, e anche i cittadini, anche il settore privato verrà coinvolto e verrà poi istituito anche un sito web. Questa è la carrellata sulla suddivisione delle funzioni e sull'attuazione di questo impegno. Poi la sua seconda domanda, che si riferiva alla governance. Sì, il dialogo con i Paesi membri ovviamente è importante, e esistono questi due enti, un ente che dipende dalla Direzione Generale Agricoltura, l'altro ente dipende dalla Direzione Generale Ambiente. Vogliamo accomunare questi due enti per rendere più facile il dialogo con la società civile. Esistono diversi organi e cercheremo di accomunare, di unire questi diversi organi. Sì, vediamo qui una specie di governance europea che parte dalla Commissione europea. Quale sarà l'aspetto pratico? I Paesi membri che dovranno poi decidere se mandare una persona, per esempio un rappresentante dell'agricoltura o dell'ambiente, o potranno mandare anche due rappresentanti per poter coprire tutti e due gli interessi, ovvero l'interesse dell'agricoltura e della tutela ambientale. Sì, è quanto volevo indicare su questa tematica. Grazie. Grazie, Mark, per la sua risposta molto chiara. Purtroppo non abbiamo più tempo, e se non avete altre domande da fare, se non volete più presentare i vostri commenti, passiamo alla chiusura di questa giornata. Darei la parola alla direttrice generale, alla signora Munza Vilalta. Munza, a lei la parola. Sì, buongiorno. Buongiorno, vi saluto. Vorrei ringraziarvi per darmi l'opportunità di rivolgermi a voi, e anch'io vorrei ringraziarvi a nome della presidenza catalana dei quattro motori per l'Europa. Vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori per l'organizzazione di questa iniziativa. Vorrei ringraziare il signor De Smet per la sua presenzione. Lo ringrazio a nome lui in quanto rappresentante della Commissione. Vorrei ringraziare tutti gli esperti del Baden-Württemberg, della Lombardia e anche dell'ente catalano. Vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti per l'interesse di cui avete dato prova. Gli obiettivi principali dei quattro motori per l'Europa
l'Europa è la condivisione di informazioni, la creazione di spazi, l'apprendimento e per dare vita a delle unioni fruttifere. Da 30 anni esiste questo processo dei quattro motori e questi quattro motori si sono sempre impegnati a favore di una collaborazione stretta. E in questo senso il Baden-Württemberg, la Lombardia, Rhône-Alpe e la Catalogna sono delle regioni molto innovative con un'elevata capacità di risorse ed è una cooperazione che ci giova. È una presidenza di rotazione, il nostro programma era incentrato sul sviluppo sostenibile, Agenda 2030 e questo programma della nostra presidenza cerca anche di contribuire al rafforzamento di questa resilienza anche sulla base dell'Agenda 2030 del Green Deal. In questo modo possiamo creare un mondo migliore, più sostenibile e in questo modo potremo anche essere in grado di lasciarci alle spalle questa pandemia e le conseguenze sociali ed economiche. Sì, in questo contesto la presidenza catalana ha organizzato questo atto per condividere le buone pratiche delle nostre regioni. Abbiamo parlato della prevenzione di incendi, della conservazione della biodiversità dello sviluppo delle zone rurali. Questa giornata è stata preparata anche sulla base della nuova strategia a favore delle foreste che fa parte del patto verde del Green Deal che abbiamo conosciuto nei minimi dettagli grazie anche all'intervento del signore Smith. La qualità delle presentazioni è stata altissima, sono elementi che arricchiscono la nostra cooperazione con questo sforzo congiunto delle quattro regioni. Con questo sforzo sicuramente si traduce in altri progetti e il prossimo presidente sarà Ronalds a partire dal mese di dicembre ed verrà creato un nuovo gruppo di lavoro che sarà più incentrato su tematiche agricole e alimentari, però questa collaborazione tra le quattro regioni sarà sicuramente estesa. E vi invito a mantenere, a rafforzare il contatto, a continuare a lavorare con questa rete. Vorrei ringraziare di nuovo l'organizzazione, vorrei ringraziare di nuovo i partecipanti, l'impegno di cui danno prova a favore dei quattro motori. E chiudiamo questa giornata e siamo convinti di avere adesso imparato gli uni dagli altri e per poter offrire anche un servizio migliore ai nostri cittadini e alle nostre cittadine. Vi ringrazio di nuovo. Grazie Munsa, grazie per la tua partecipazione. Anche gli organizzatori vi ringraziano per la vostra partecipazione. Poi Rhône-Alpes assumerà la presidenza da dicembre in poi e potremo approfondire questa tematica della gestione forestale. Speriamo di poter continuare a collaborare con voi e di condividere le esperienze. Se avete delle domande da fare, dei commenti da presentare, potete mandarci anche dei messaggi per posta elettronica e cercheremo di metterci in contatto con voi per rispondere alle vostre domande. Vi ringraziamo di nuovo e vi salutiamo tutti. Grazie.